Siamo, no? Questa era il tempo cancella tutto, ma lascia segni indelebili. Oggi sono tutti lì a congratularsi, problema traffico a parte, per l'intervento di riqualificazione della MCM. Non tutti però ricordano l'iter travagliato, tortuoso, che ha portato alla realizzazione del maxi centro commerciale. Perché sono trascorsi circa 3 anni da quando sono cadute le accuse di truffa e falso per Vincenzo De Luca, all'epoca sindaco e viceministro, e Gianni Lettieri, relative proprio alla delocalizzazione delle manifatture cotoniere meridionali. Per quella storia la PM Gabriele Annuzzi chiese 3 volte l'arresto di Vincenzo De Luca, sempre negato, mentre la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ordinò di bruciare le intercettazioni che riguardavano l'allora deputato. Insomma, una bruttissima storia. Nel mirino degli inquirenti finirono 2 delibere di consiglio comunale che garantivano alla società Salerno Invest di poter avviare l'intervento a fratte. La manovra urbanistica prevedeva la delocalizzazione delle cotoniere in zona Asia e contemporaneamente la realizzazione a fratte di una struttura polivalente con annessa galleria commerciale, nonché il recupero della palazzina Liberty. La procura individuò 10 falsi commessi tra il 2002 ed il 2004, nonché la truffa aggravata commesso, secondo la pubblica accusa, dagli amministratori pubblici dell'epoca e dall'imprenditore Lettieri nel 2003. Acqua passata, direbbe qualcuno, ed anche per questo oggi Vincenzo De Luca gonfia legittimamente il petto. Nell'ambito di un programma di riqualificazione urbanistica della città, un grande investimento. Qui c'era l'MCM, una grande fabbrica tessile entrata in crisi, poteva esserci davvero un cimitero industriale. C'è stata invece la capacità di trasformare questo luogo che aveva perduto l'attività produttiva in un grande polo commerciale e turistico che arricchisce la città e, ripeto, porta 1000 posti di lavoro nuovi. Ma quando si è fuori mercato è inutile insistere, ovviamente. Ci vogliono 2 precondizioni. Un investitore capace di ragionare in termini di mercato e un'amministrazione pubblica in grado di supportare questo investimento. In questo caso devo dire che abbiamo trovato anche una particolare intelligenza e sensibilità da parte delle organizzazioni sindacali, che hanno capito che non si poteva insistere sulla strada della produzione di merci che erano fuori mercato, e dunque c'è stata una grande unità di tutte le componenti, ma soprattutto c'è stata un'idea che è stata perseguita con estrema determinazione. Oggi vediamo i risultati. Ci sono venuti 10 anni.